E signori, vi presento Michelino VGF, qui oggi in missione per andare a sgamare il fake Lion VGF. Lì al centro della scoreboard, se lo vedete, c'è appunto Lion. Ovviamente ho già verificato del fatto che non fosse il reale e non posso mostrarvi quali account sono collegati al suo nome e chi è davvero, perché questo qui è entrato con molti account all'interno del server. Il problema è che molti di questi hanno dei nomi bannabili, quindi è forse meglio evitare. Ho trovato questa vecchissima skin di Lion che ha questo smoking che assomiglia un pochettino alla mia skin. E signori, mi raccomando, per Michelino VGF dovete assolutamente lasciare un like, perché oggi andremo a fare veramente tanta roba. Voglio infiltrarmi, voglio trollarlo questo qui. Ho visto che chiede delle robe alle persone. Fortunatamente se lo stanno cagando pochissime persone, probabilmente è perché se l'aspettano. Ma se vedete all'interno del server ci sono anche delle persone con VGF all'interno del nome connesse, quindi qualcuno potrebbe effettivamente cascarci. Ma oggi siamo qui per fermarlo. Andiamo quindi a scrivergli e dico: oddio, non ci credo, ma sei proprio tu? Ma sei tu? Se ora mi risponde "non mi conosci, ush papà, impazzisco". Mi raccomando però signori, se vi piace questo video dovete assolutamente lasciare un bel like. Oh ciao, chi sei? Sono io. Devo fare il fan super pazzo, che ora mi devo strappare i capelli, devo un po' entrare nella scena. Non ci credo, anche te sei un vero leone. Lo dico sempre a mamma, no, non posso dire una cosa del genere, perché non ci credo che casca. Non posso dire che vado da mia madre e gli dico che sono un leone e ruggisco in faccia. Sì, lo sono da tanto tempo. Cerchiamo di essere un po' più con calma, perché magari si potrebbe capire che abbiamo capito che non è il vero, e da qui quindi la situazione poi dopo degenera. E sì, certo, anche io lo sono, guarda il mio nome. Ma che ci fai qui, per favore? Possiamo giocare insieme, ti prego? Mamma mia, tre preghiere in un unico messaggio. Ora, già il fatto che stiamo così un po' per i fatti suoi a giocare nel server e chattare con le persone è, non diciamoci stupidaggini, sus al massimo. Già questo io lo considererei impossibile. Sono qui perché tra un video e l'altro mi rilasso un po'. Certo che puoi giocare, come sei messo? Cioè, tra un video e l'altro ti rilassi sul mio server? Guarda che il mio server è completamente pazzo, si fanno tantissime cose. Puoi certo farti la tua base tranquilla per i fatti tuoi, ma qua ci sono tantissime persone che invece si combattono tra di loro e fanno gli scontri tra i club. Guarda, qua c'è un altro VGF, bro, siamo uguali. 2317 Alex, bro, sei un vero bro. Dai Alex, guarda che forte, guarda come si è spogliato per mostrarsi. E diciamo, Lion, sono messo molto bene, ma posso per favore giocare con te? Oh, mi ha detto che anche tu, bro, sei un bro. Che grande. Come puoi ben immaginare, ho tanti fans che mi seguono, quindi per giocare insieme a me devono pagare una tassa. Ecco, già questa ti fa capire dov'è che il bro, non Alex VGF 2317, che è nel server che sta giocando per i fatti suoi, ma il fake Lion VGF, in realtà probabilmente punta a questa tassa. Hai 15 lingotti di netherite, ma sono un botto. All'asta c'è questo ragazzo che li vende a poco meno di 10.000. Questo qui 4 blocchi li vende a 500.000, forse tanti, 65.000. Sono veramente, cioè, quindi mi sta chiedendo praticamente un valore di 150.000 monete circa, anche di più forse, con 15 lingotti di netherite, in base al prezzo che uno lo trova che le vende, oppure a tantissimo tempo. Però dobbiamo per la scienza mostrarci. Sì, ho 15 lingotti di netherite. Se li vuoi per giocare con te, certo. Dobbiamo mostrarci che siamo messi molto bene, in modo tale che magari può essere ancora più interessato a giocare con noi. A questo punto mi prenderei allora un kit abbastanza prestigioso all'interno del server, che potrebbe ritornare utile. Facciamo un bel kit immortal, tra i kit più forti che ci sono. Orca cutrettola subito dove ci incontriamo. Allora, non esistono queste parole in italiano, quindi incomincio a dubitare anche che lui sappia parlare in qualche modo. E posso per favore venire in base tua? Io farei un RTP al volo tattico, in modo tale che la gente non vede che io mi sto preparando. Ma non ci credo, sono spawnato vicino ad un cavallo scheletro. Ma questa è una fortuna incredibile. Ci prendiamo subito tutto quanto il kit. Ah, nel kit c'è pure la netherite. Perfetto, ne ho anche di più di quella
quella che serve. Allora, ottimo. Oh, mi si è buggato lo shulker, non la vedo, va bene. Tutto il resto nel frattempo lo buttiamo via, lo bruciamo dall'inventario. Questa roba qui ci può comunque tornare utile. Leviamo un po' di questi e sistemiamoci tutto quanto l'inventario per poter quindi combattere bene nel caso in cui serva. E io, ad una persona del genere, figurati se non ho tutte quante le intenzioni per massacrarlo, spaccarlo di botte tantissimo. Mi ha detto che è alla fontana. Però per favore, posso giocare con te in base tua? Me la fai vedere? Ti prego, per favore, ma ti scongiuro. Cioè, quante preghiere. Oh, tra poco mi fanno santo. Anche perché, scusami, senza problemi lui ora, se sta qui alla fontana, potrebbe prendersi i lingotti e andarsene. Non è messo bene quanto me, non è neanche full. Io prima mi devi pagare, se ho tanti follow, quindi alcuni mi cercano di rubare. Se lui ora scappa, mi ha scammato in una maniera incredibile e tecnicamente non avrei neanche scoperto nulla per poterlo beccare. Sarebbe la truffa perfetta. Va bene se un vero leone ti porto in base, però magari ha visto l'armatura che ho, ha visto come sono messo all'interno del server e magari gli interessa prendermi qualcos'altro. Sarebbe stata una truffa molto intelligente se lui ora se ne fosse andato senza darmi in alcun modo la possibilità di poterlo appunto rincontrare. Poteva prendere e ignorarmi, ormai mi aveva truffato, ma a quanto pare vuole osare di più e questa cosa potrebbe costargli molto caro. Grazie mille, io voglio vedere fino a quanto si spinge avanti e soprattutto voglio fargli qualche domanda tra bocchetto. Attento a quel che fai, se provi a toccare qualcosa mi potrei arrabbiare. Non ti preoccupare, non farei mai nulla che può farti arrabbiare. Sono uno vero leone io. Ma c'è il pollo hermano. C'è il pollo appeso. Allora, questa chicca mi piace molto. Signor Fake Lion, che non posso mostrare in realtà i suoi account perché hanno parole bannabili, e ha fatto una base sottoterra dove c'è soltanto una porta che la mostra. Una cosa che sto notando è che non ha creato un club, e non avendo creato un club, questa zona non è clamata, non è protetta, si può griffare. Questa cosa dovete farci attenzione anche voi, perché se volete proteggere le cose per non farle distruggere, ci sono appunto i club che vi permettono di farlo. Ma il bro a quanto pare non la sa questa cosa, o comunque non ancora l'ha fatta. Hai veramente una base molto carina, anche se molto piccola. Ora che ti ho mostrato la mia umile casa, te ne hai qualcuna? Immagino sottoterra come le fazioni o sopra. In realtà no, non me la sono preparata, poteva tornare utile. In realtà non ho una base io, sono un vagabondo e non ce l'ho una base, non ci ho pensato. Però gli possiamo dire, quindi mi trasferisco qui da te, o sommo. E come conservi la roba? In Ender Chest e Shulker e nel mio inventario, tanto non muoio. Anzi, a proposito di morire, io in realtà non mi sono preso dei totem. Quindi prima che mi tiri qualche sberla per provare a killarmi, facciamo una cosa molto veloce. Ce li ho qui nella shulker, ma non li avevo nell'inventario. Ok, perfetto. In questo modo posso sopravvivere, se vuole fare qualcosa di pazzo. E Lion, per favore, posso farti qualche domanda anche io sui video? Sei sicuro di quel che dici? Me lo fai vedere? Voglio vedere come sei messo. Ho capito, ma già mi vuole vedere shulker. Ma abbiamo mai incominciato? Ci conosciamo da 5 minuti. Bro, chill, è il nostro primo appuntamento. Stai un po' speedrunnando troppo. Cioè, il bro vuole subito arrivare alla fine. Dimmi tutto, ma essendo che sono segreti quelli dei video, mi devi qualcosa in cambio. Ma cioè, che è? Tipo una statua che tu paghi e incomincia ad animarsi. Che hai nelle shulker? Ho tanti totem e cose per fare PvP. Secondo me sto pollo è troppo comune. Non ce l'ho, ne ha spawnato un altro. A furia di picchiarlo, ne ha spawnato un altro di pollo. Vabbè, è il figlio ermano. Bello il baby ermano. Sì, non ho tante cose preziose da parte, anche se ho un piccone molto potente in più rispetto a quello che uso io. Perché effettivamente nel kit che ho preso ci sono due picconi. Che piccone hai? Ma io, dove l'ho messo? Ah no, l'ho bruciato. Vabbè, lui non lo sa io quale piccone ho, quindi faccio così nel chill e ho questo piccone qua. Aspetta, te lo mostro in privato. È un piccone con efficienza 5, tutto quanto maxato. Come droppamelo? Ma io volevo farti
delle domande. Guarda come spinge, guarda come subito è pronto lì, affamato, mamma mia. E quanta voglia che c'hai di rubarmi tutto. Devi stare un po' più chill, bro. Sì, ma che mi dai in cambio delle risposte? A questo punto ti do questo piccone. Ora potrei in realtà truffarlo e dargli un piccone brutto, perché lui non lo sa. Che poi c'ha veramente la roba più povera che io abbia mai visto in sta cesta. C'ha giusto un totem, è messo proprio malaccio, bro. Qua l'economia non è che la fai girare tanto bene. Ok, va bene, fammi tutte le domande che vuoi, però prima dimmi tutto. Il piccone, vabbè, via di sto piccone che è bello fresco. Bro, sto piccone è forte forte, fai attenzione, vedi che devi fare. Allora, ma posso per... Ti volevo chiedere, ma come hai fatto a salvarti nell'ultimo video? Sto completamente inventando. Se lui risponderà facendo finta che sa questa cosa, è una ulteriore prova del fatto che lui, oltre a non essere informato su quello che accade, lui in realtà non è chi dice di essere. Anche se questo già lo sappiamo al 100%. E come hai fatto a salvarti quindi nell'ultimo video, dopo che eri circondato di zombie e i tuoi amici ti erano andati contro? Pure Anna ti voleva uccidere dopo che avevi picchiato di botte Chico. Come hai fatto a battere tutti? Se ora mi risponde dicendo una cagata astronomica, è scacco matto. Oltre che mi faccio una risata di quelle incredibili. Tu immagina ora che lui sta laggando, c'è lì proprio il caricamento, c'è il cricetino che sta correndo, che sta cercando di capire che cosa deve dire, che cosa deve fare. È svenuto, è andato completamente in buffering. Quando sei forte a Minecraft sai come sopravvivere a ogni situazione. Il bro è diventato Don Abbondio dei miei video. Sono abituato dei video sui fazioni, come quello 1000 zombie contro la base. E se dovessi quantificare la forza in numero di zombie, quanti zombie valgono i tuoi amici? Alex Zero, però ne sa un po' di lore sui maltrattamenti che fa Lion. Lui anzi è un malus, ok, capisco. Abbiamo tier list dello youtuber fake all'interno del server. Grazie per questa tier lista. Visto che mi hai fatto altre domande, non è che mi diresti qualcosa anche per l'armor? Visto che a parte il corpetto non ho molto. Ma signor Lion, io non ho altri pezzi di armatura. Tu sei messo molto bene rispetto al suo... ho capito, ma io non ho... No, c'ho soltanto questa, bro. E che dobbiamo fare? Possiamo fare scambio. Io sono sicuro che Lion non si comporterebbe in questo modo. E anzi, questa roba che sta facendo va a screditare il povero bro. Quindi in questo video metteremo assolutamente fine a questa cosa. 2317 Alex VGF. Tu ora immagina se ci fosse cascato in questa roba. Devo assolutamente fermarla. Non è forse così? Sì, dai bro, scammami pure questo. Dai, tieni, scammami pure questo. Secondo te, mi dai almeno la tua armatura? Oh, grazie mille, apprezzo molto. Su cosa questa armor? Beh, ci credo, avevo preso uno dei kit più forti del server e te lo stai prendendo tu. Lui ha fatto una base tutta quanta di legno. Comunque io nel frattempo sto ragionando. Immagina quanto sarebbe delizioso e gustoso, proprio al bacio, prendere tanti secchi di lava e far diventare lui uno del KFC. Sarebbe bellissimo. Già che ci siamo, mi fai vedere anche il tuo corpetto. Giustamente, che fai? Non fai pacchetto completo? Sicuramente la sua chestplate non è mai come la mia. E insomma, nel giro di 2 minuti questo qui è convinto di aver trovato un vero pollo, oltre che al pollo ermano che c'ha qui appeso, dove può prendermi in giro e può trollarmi. Che cosa sta facendo? Bella, molto bella, ti do la mia in cambio. Niente, così. Questo è stato a gratis, è stato un di più. Anche se era comunque una Prot 4, era comunque molto molto buona la sua chestplate. E il problema è che ora stiamo così. Comunque, se vuoi giocare con me, sì, voglio giocare con te. Cosa devo fare? Cioè, mi chiede anche altro. Bro, peggio dello Stato sei in questo momento. Ma che stai facendo? Mi stai tassando? Devi posare i tuoi averi qui. Bro, mi stai tassando tutto. Ti stai prendendo tutto, tra poco mi lasci solo con le mutande. Ma io sono sicuro che a questi livelli di come si sta comportando lui, nessuno ci cascherebbe sapendo come si comporta davvero Lion e che tipo di persona è in realtà. Niente, devo posare i miei averi qua dentro. Scommetti che se io li metto in tempo 2 secondi spariscono? Metto 4 di netherite, vediamo se se li prende. E metto pure un'elitra e 2 e qualche totem. Vediamo se sparisce, se fa qualcosa. Devi posare i tuoi averi qui dentro se vuoi giocare con me. Lo sto facendo. E ci metto pure dei razzi.
e ci metto pure qualche gap. Ti sto facendo vedere che sto posando tutto, eh. Sto posando proprio tutta la mia roba, e che nel frattempo procede a desponare la mia roba. Signor Lion VGF, che cosa stai facendo? Che stai controllando? Se la sta mettendo in Enderchest. Chiediamolo, se mi servono i miei averi, come faccio? Che poi io avrei appunto la netherite per potermi rifare in netherite, ma non ho i template. Per caso hai template così che mi faccio anche io in netherite? Non ho template, ma se li porti e me li dai, almeno uno te lo puoi tenere. Così che poi dopo almeno me li posso sdoppiare. Questa è l'unica divisione equa che io abbia letto finora. Dobbiamo prepararci bene in caso di attacco del nemico o di griffa. Hai ragione, io sono pronto ad aiutarti e difenderti. In caso è anche una spada buona e gepologo d'Apple. Sì, perché c'ho pure questo. Tutto mi vuole prendere questo. Devo rimanere solo con le mutande. Come faccio ad aiutarti? Come faccio a difendere la base se mi prendi pure questo? Ho delle cose buone comunque. Sì, così le vorrei vedere. Dai, guarda pure questo. Dai, guarda pure tutta questa roba qua. Voglio starci al gioco. Il modo migliore per capire un truffatore fino a dove vuole spingere è starci al gioco. Peccato che non sa che tra poco al suo gioco arriverà cattivo Lion che verrà a distruggere tutto. Ok, ok. È la mia roba. Che spada mi ha dato? Mi ha dato una spada che comunque è buona, però non è la mia. E mi sono ritornate molte meno gepple rispetto a quello che gli ho dato. Ma mi ha preso tutto. L'unica cosa positiva che mi è rimasta è che c'ho una spada buona. Non ho letteralmente niente. Non posso fare completamente nulla. Sta cosa non va per niente bene, zi. Oh, perché mi ha cominciato ad attaccare? A Lion VGF! A Lion pazzo! Che fa? Che cosa mi ha scritto? Vorrei testare un composto come se messo in PvP così che posso vedere se sono un vero leone. Mi vuole finire di prendere tutta la roba. Ma raga, ma io c'ho un'armatura bruttissima. L'unica cosa positiva che c'ho è che c'ho una spada buona e c'ho qualche cristallo. E ma io non ci vorrei perdere. Non ci vorrei perdere la roba. Non riesco. No, mi sta tenendo bloccato. Dai, ce la posso fare. No, ho aperto una fornace con le patate dentro. Non ci credo, non ci credo. Ho altri due totem. Sono riuscito ad aprire la porta. C'ho dei blocchi? C'ho qualcosa da fare? Posso fare qualcosa? Posso scapparmene in qualche modo? Posso fare così? Ok. Buono. Lion, ma che fai? Mi uccidi. Ma che fai, Lion? Lion, no, mi stai massacrando di botte. Ah, Lion, che sei? Guarda che t'ammazzo. Oh, mi stai sfidando. Vabbè, c'ha pure le perle. Ho un'idea. Io ho le shulker con la peggio roba. Ma non posso prenderla così su due piedi direttamente. Ehi, gli ho dato pure il piccone buono. No, non riesco. No, raga, mi killa. Però non mi voglio arrendere così. No. Gepple. Ho un altro totem oltre a questo. Anche è vero che se io, se non lo sprecassi, mi farebbe comunque piacere. Quindi lo blocchiamo così. Non ho blocchi. No, mi sono bloccato dentro di nuovo. Posso uscire di nuovo, perfetto. Dai. No, ha spaccato direttamente la porta. Il bro vuole cammina dritto. Allora, ho bisogno di formare dei blocchi. Un'idea. Allora, ho formato. Oh, una caverna. Non ci credo. Ok, questa è fortuna. Non ci vedo manco niente. Letteralmente l'unica cosa che mi fa luce è lui che sta bruciando. Ok, posso continuare a scappare. Oh, si sta perlando. Ok, ho un'idea per fare una roba. Ok. No. Vabbè, è un casino, con calma però, me la posso gestire. Facciamo così, perfetto. Andiamo poi dopo a murare anche qui. Ok, ho mancato soltanto un blocco. No. Ok, shulker presa. Ho le shulker che mi servono. Questa è la shulker dei crystal, questa è la shulker dei totem. Ok, con calma, facciamo tutto. Ok, vabbè, ma c'ha pure l'arco. Allora, incominciamo a prendere tutti quanti i totem che servono. Perfetto. Mi sa che mi ha spaccato stesso lui la shulker. Però se l'è presa. Va bene, con calma. Devo cucinare. Sto Lion fake non è tutta sta roba in PvP, eh. Cioè, in realtà potrei anche provare a tentarla di spada. Ma c'ha un'armatura 3000 volte più forte della mia. L'elmetto mi si sta pure rompendo, quindi tra poco... In realtà, infatti, mi si è rotto, mi fa ancora più danno. Devo puntare al fatto che ho tutti questi totem. E per come mi ha rubato i miei, non penso che lui li abbia. Ne ho anche una Melo P. Ha uno scudo nella seconda mano. Potrei provare a shottarlo. Mamma mia, che combo che gli ho fatto. Mamma mia, piangi. Ma piangi tantissimo, Lion Fake. Perfetto. Andiamo qua dietro. Giro tondo. Facciamo... No, me l'ha rotta. No, non ho i cristalli.
Non ho i cristalli, no. Oh, che sta facendo con la mesh shulker? No, 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 no. Vuole rubare la roba da dentro. Mi serve a me. Ok, presi i cristalli. Ok, lo provo a far scoppiare. Ma ci sto scoppiando io malissimo. Ci sto scoppiando io malissimo. No, 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 devo fare attenzione. Devo fare attenzione. Oh, mi sono fatto partire un totem da solo e l'ho droppato. L'ho droppato, sì. Mamma mia. Lion, ma ti sei fatto droppare così con i cristalli. Il bro, l'avevo detto. Il cercare di prendere troppo, prendere troppo, prendere troppo. Alla fine che ti è rimasto? Non ti è rimasto niente. Ma che fai? Era un test spada contro spada. E in realtà hai usato anche ascia, scudo. E stavi cercando di prendere i miei cristalli. Oltre sono stato anche sparato. Ho proprio sentito il suono dell'arco che mi sparava. C'aveva pure delle pozioni nell'inventario. Ma quanta roba c'aveva? Ma prendiamoci subito tutta questa roba al volo, perché sicuramente lui ora cerca di tornare. Sicuramente cercherà di tornare. E infatti eccolo qui. Ma ne approfittiamo per fargli scoppiare tutto. Via così tutta quanta la base. Mamma mia, questa è la distruzione Lionica 2.0. Questo è come si griffa. Diamoci un attimo Night Vision. In questo modo, oh, riesco a vedere bene la distruzione di quello che succede. Via tutte quante le chest, tutto quanto distrutto, tutto quanto spaccato. Anche il loot, del loot non deve rimanere più nulla. Mamma mia, quest'ascia è fortissima, sciotta tutto. Dovrò chiamare Severo Lion per queste cose. E chiama pure a Saverio e Antonio, i tuoi compagni di classe. Però è ridicolo come stai cercando di truffarmi e di fingerti un'altra persona. E inoltre, alla fine di tutto, questa cosa è bannabile. Se devi fingerti qualcuno, almeno sii una brava persona. Se chi ti stai fingendo lo è. Cosa stai dicendo? Sono l'unico Sambo Lionico. Sì, certo. Lion out, bravissimo. Lion VGF ban perma per Lion out, bravo. Ole. Guardala che bello. E signori, che dire, questo griff in pieno stile Lionico è stato compiuto. Io faccio esplodere anche tutti quanti i drop. Mamma mia, ci stavo per morire. In modo tale che qua non resta nulla. Guarda qua, il bro si era preparato pure le TNT. Avrei potuto griffarlo con le sue stesse cose. Probabilmente se avessi avuto una casa me l'avrebbe griffata con quelle TNT. Hai capito? Non aveva un'armatura, ma si era preparato per poter griffare le persone. Signori, mi raccomando, lasciate un bel like con mezzo cuore. Vi saluto. Se arrivano zombie a shottarmi nel frattempo rido. Ci si becca domani con un nuovo video. Bella.